Abbiamo fatto un intervento importante di ripascimento delle spiagge rovinate dal maltempo e dalle mareggiate dei mesi scorsi ed ora sono state rese fruibili ai bagnanti in vista della stagione estiva. Così il sindaco di Fano Massimo Seri che questa mattina si è recato sul litorale di Sassonia nel tratto che va dai Bagni Sergio a Viale Ruggeri. Un sopralluogo effettuato insieme al geometra Bruno Agostinelli, tecnico dell'ufficio Porto e Difesa della Costa del Comune. Se ritorniamo indietro con le immagini delle. Eh, mareggiate, qui avevamo uno, cioè non avevamo più spiaggia, non avevamo quasi più la strada e abbiamo fatto un intervento importante di ripascimento, di risistemazione e direi molto meglio degli anni precedenti. Si è allargata la spiaggia, sia questa qua libera, ma anche le, le spiagge alle mie spalle degli stabilimenti. Questa è una risposta importante, ma soprattutto ci tengo a sottolineare che nonostante i ritardi della Regione, che ci sono stati un po' per le elezioni, i decreti e anche delle risorse sono arrivate in ritardo, noi attraverso i nostri uffici siamo attrezzati prima. E in modo tale che appena arrivato il decreto noi siamo diventati dal giorno dopo operativi. Poi ci sono state anche alcune giornate di pioggia che hanno un po' rallentato, ma devo dire che rispetto anche agli altri comuni siamo molto più avanti, gli altri stanno ancora lavorando, quindi con piena soddisfazione è anche un modo di dimostrare che quando si programma e si lavora i risultati ci sono le professionalità all'interno delle nostre strutture ci sono e quindi sono molto contento perché è una bella risposta sia per i cittadini che utilizzano queste spiagge ma anche per gli operatori che vedono che hanno l'amministrazione comunale veramente al loro fianco. Le operazioni per un costo complessivo di 40.000 euro più IVA sono state eseguite in sintonia con gli operatori balneari. Abbiamo portato oltre 9.000 metri cubi di, di materiale presi nella foce del fiume Metauro e parte nella foce dell'Ardella, nella sponda sinistra della foce dell'Ardella, materiale gaioso che era compatibile con con il materiale esistente precedentemente. Il ripascimento è solo l'ultimo atto di un intervento complessivo che ha visto anche il ripristino della passeggiata Giovanni Paolo II, danneggiata in alcuni tratti sempre dal maltempo. Ci manca sempre una fila che abbiamo dovuto togliere per le mareggiate subite e l'erosione subite l'anno scorso. Eh, aspettiamo le scogliere con ansia, però diciamo che il lavoro che è stato fatto per affrontare l'estate è stato fatto bene. Il lavoro è stato ultimato solamente in questo periodo proprio perché si è voluto scongiurare fino all'ultimo l'eventuale ripetersi di mareggiate che avrebbero potuto vanificare la posa in opera del ripascimento in tempo utile, comunque per garantire a turisti e cittadini le condizioni ottimali per il periodo estivo, d'accordo con il gestore dei bagni Sergio, anche il titolare dello splash. Sì, il ripascimento è stato fatto abbastanza, abbastanza consistente, eh, però tanto se il mare si ingrossa non gli fa niente questa cosa qua, quindi bisogna fare il lavoro più importante che sono le scogliere.